Buongiorno a tutti, bentrovati sul canale. Quest'oggi voglio fare un breve video partendo da un problemino che ho riscontrato nella quotidianità. Ovvero stavo uscendo di casa e mi sono accorto che aprendo la porta blindata di casa strusciava sul pavimento. E quest'oggi vi faccio vedere un'operazione semplicissima che può essere eseguita da chiunque di voi per registrare e regolare le cerniere della vostra porta blindata. Ma prima di cominciare, come sempre, mettete un bel like e iscrivetevi al canale. Procediamo. Questa è una situazione che può venirsi a creare sostanzialmente per due motivi principali. Uno, per magari l'assestamento negli anni dell'abitazione stessa. O due, ancora più comunemente, per la semplice usura delle cerniere. Quindi ci basterà agire sulle regolazioni delle cerniere per risollevarla di quei pochi millimetri che ci bastano per evitare che strusci sul pavimento. Ma vediamo insieme come. Le cerniere delle porte blindate si possono registrare o dall'alto o dal basso e a loro volta possono avere un controdado o un dado libero. Nel mio caso le cerniere si registrano rimuovendo il tappino in basso e hanno un dado libero con la brula del lotto. Quindi sostanzialmente con l'ausilio di un cacciavite basterà rimuovere questo tappino per poter accedere alla testa della brugola di regolazione. Ecco. E con una brugola, nel mio caso del lotto, andare ad avvitare finché arriverete al punto di presa del dado che state avvitando sulla cerniera stessa. Sentirete perché non girerà più a vuoto, ma ecco. Comincia a prendere. Guardate che pian pianino si alza la cerniera. Cominciate con un quarto di giro alla volta, massimo mezzo giro alla volta, e in questo caso già dovrebbe essere sufficiente per aver rimosso quel fastidioso struscio sul pavimento. Controlliamo. Eh sì, come vedete, un mezzo giro di brugola è stato più che sufficiente. Perfetto. Fatto questo, rimontate i tappini e il gioco è fatto. Quindi, come avete visto, 2 minuti di lavoro senza dover chiamare l'intervento di nessuno, avete risolto un fastidioso problema. Se vi è piaciuto il video, o quantomeno vi è stato utile per risolvere il problema, mettete un bel like. Condividete, ma soprattutto se volete supportarmi, iscrivetevi al canale. Un saluto dal vostro Max Review. A presto, ciao!